Questo è un evento molto importante per la città perché Giancarlo Alissio ha voluto donare due bellissime opere alla Deputazione San Gennaro e quindi aggiungere i suoi doni ai bellissimi doni che già sono in esposizione da tanti anni qui al Tesoro. Giancarlo Alissio era un architetto napoletano che aveva una grandissima passione per Napoli, una passione che ha sempre voluto trasmettere ai suoi allievi, tanto vero che li portava in giro per Napoli a vedere le bellezze della città e acquistava anche delle opere che rappresentassero Napoli e i paesaggi. Tutti ricorderanno che ha donato già alla città più di 100 gouache napoletane al Museo di San Martino e quando comprò questa acqua santiera e il crocifisso si fece promettere che sarebbero rimasti in casa a protezione della famiglia e della casa fino a quando l'ultimo della famiglia fosse rimasto in vita. E così è stato. Quando Giovanna, la sorella, è morta, ha chiesto a noi parenti che potesse essere accontentata la chiesa di Giancarlo e quindi di far arrivare qui al Tesoro San Gennaro queste due opere. Sono un'acqua santiera e un crocifisso di argento. Sicuramente la devozione religiosa si aggiunge anche alla passione per la città perché sappiamo che San Gennaro per tutti i napoletani è comunque sentito come un familiare, come una persona di famiglia e c'è da dire che Giancarlo Alissio era di origini piemontesi perché la sua mamma e la mia nonna erano piemontesi, quindi non è un amore indotto della famiglia, passato al figlio attraverso i genitori, ma un amore che è nato in lui vivendo la città che non l'avrebbe mai abbandonato. Questa è l'acqua santiera che Giancarlo Alissio ha lasciato come dono al Tesoro di San Gennaro, è di argento, dietro c'è una lastra di lapislazzolo e sull'altra sedia c'è il crocifisso di argento. Finalmente stasera ci sarà la consegna al Tesoro di San Gennaro da parte della famiglia Giancarlo Alissio e siamo molto contenti, emozionati e anche molto orgogliosi che questo sogno sia stato realizzato.